alzato il braccio. La Gundam mi ha detto che lui è bravo, non sentirò dolore, non mi pega tanto male. Tu ce li hai? Ho capito, per quello ti dico, so, fa malissimo. Quando c'è la mano pesantissima per passare. Non è vero. Sono qua a vedere le tue lacrime che scenderanno. In chiaro, c'ha la faccia da cattivo. Cioè, vuoi mi fareste tatuare da un'ora la faccia così da cattivo? No, sono nuovi. Dai, per forza, sono tutte gente. Sì, tu me lo uso. C'è la faccia da agitato. Ma poi mi stanno piando tutti per il culo. C'è gente che mi dice che morirò di epatite. Lo vedrete stasera su Comedy Central, ma lui ha la faccia proprio da perverso. Tra l'altro è l'unica parte non tatuata del corpo, no, sulla bocca. C'è la bocca. Come sulla bocca? Sì. Dentro qua. No, dai! Ho scritto Kiss Me! Chi abita a Milano, chi ha intorno ai 30 anni, conoscerà Gundam perché tanti anni fa era il, diciamo, il classico modellaro, eri un modellaro, sì, sì, sì. Pieno di c***o, che si è s***ato il mondo quest'uomo, e girava con una Opel Mantra. Ma come si fa uno che è scivolato sull'inchiostro? Ma adesso non paura, però, E io avevo paura perché menava tutti lui, era cattissimo. Ah, sì, sto scherzando. Situazione, c'è sì. Marco seduto in parte col microfono radio. Sono in un angolino dello studio. Cosa stai facendo, Marco? Sto per cominciare, aspetta. Quindi sei fai sentire il rumorino? Ma no! Stiamo per partire. Ti tocco il c***o, ti stringo le palle, giuro. Commentaci, Marco, commentaci la situazione. Allora, ha dei guanti neri, poi io praticamente ho la mano rivolta verso il suo pacco. Tu sai che i guanti neri il sangue sulle mani. Madonna, ma Gundam, tu sei tranquillo. Guanti neri, tu muta le parole. Allora, attenzione. Attenzione. Facciamo un rullo di tamburi classico. Aspetta, eh. Oh, creepy. Ma perché faccio ste stronzate? Gundam, facci capire quando infili l'ago nella carne. Che devo godere io. Da che parte inizi? Ma fai la Z, dai, che mi sembra. No. Fai la O. Vado. È entrato? Ma non sento un cazzo. Com'è Marco? È pizzica però. Piace. Dai, non è male. Non senti male. Dolore? No, non trovo. Gundam, vai pesante, vai! Vaffanculo! Perché te p***a sei pizzica? Svieni, dai Marco, svieni. Ma perché faccio ste cose? Non potevo fare il DJ come Tony Ross, dire delle battute di merda. No! Senti il fiotone. Ha quasi finito la... Che cazzo c'è addosso? Sta bene. Lui è sempre vestito, hai capito? Ma qual è la sua pelle? Dov'è la sua pelle? C'è sotto. Io ho una domanda per Gundam. Sì. Perché ti chiami Gundam e c'hai il tatuaggio di Cicrobo d'acciaio? Perché lui è un robot sportivo. Sì, ce l'hai tutti dietro. Tutti sì. Quanti? Sì. Sì. Anche la sigla c'hai. Guarda, rifacciamo, fai vedere. No. Che dai tantre. Scusa, quella mosca al naso, la puoi levare quella mosca lì al naso? Che cos'è la calcola? Ma tu... Senti Leo, allora sei pronto? Abbiamo deciso di farti tatuare Outs. Alle tre vediamo. No, alle due e mezza tuo figlio è d'accordo, vero Davide? Vieni... Aia. Com'è Leo? 0-0 per adesso. Va bene, ma so come cazzo a stai. Fa male o no? Fa male. Allora. Vai, tanto noi mettiamo un disco, vai Gundam! Stiamo tatuando il vecchio. Yo, fratello, ci stiamo bucando un braccio. Ti picco con uno straccio. Questo palla brun, già, tira forte, Francia più che Canada. Postinato in altri paesi, magari per poter c'è, magari a sapere l'inglese fare il brun, già. Sono popolare, sono popolare, troppo popolare per un titolo. Cazzo, vestito male perché io ho la fame, quella mia, mio nonno è quella di mio padre. Lavoro il Guinness dei primati come DJ più vecchio del mondo che si sta facendo tatuare in diretta. Sì, questa è una porcheria però. Cosa? Non so posso fare queste cose alla mia età. Sì. Quanti questi ragazzini si fanno tutti questi tatuaggi dal cazzo? Stai facendo tatuare a 70 anni! Devo dire soltanto che tutti quelli che si fanno le punture con l'eroina sono gente malata, gente malata.
bisogna farsela sirico con le rovine, perché gli altri si soffre, non è che non si soffre. Però, sai quanti buchi mi sta facendo questo qua? Però per 10 minuti. Pensa quelli che si fanno i buchi per 30 anni, imbecilli, drogati, ignoranti, che non siete altro. Lui è il primo che si fa le sirico. Io? Tu ti fai le sirico. Dai sì, dai sì, perché sei coperto da questa cosa. Dai sì. Andiamo un attimo? Un attimo. Oh, mi sta facendo un culo dalla madocina. Bello, guarda, me lo ficca dentro, poi mi fa uscire il sangue. Questo è satico, questo figlio, mi chiama. Mi ha tatuato questo anziano, so che è un lavoro difficile sulla pelle marcia. Boom, boom. Ricorda, ringraziamo Fabio. Aspetta, ce la faccio. Razza a parte, ce l'ho fatta. Di razza a parte, il Pope di Cormano. Pippo Palmieri. Scusi, dammi la vasellina, perché la vasellina, dammi la vasellina che devo mettere qua. Dai, un po' di vasellina. Ma lui te la deve dare, mica io. Che storia, è tridimensionale. È rosso, ma so, dammi la vasellina, dai. Brucia, brucia. Ancora qua, tutto il fuoco. Benissimo. Grazie al mago Wendy.